Buonasera, ci occupiamo questa sera nello speciale di Bersaglio Mobile della vicenda che è accaduta nei giorni scorsi a Roma. Tutti la conoscete, è quella che passerà come la storia del serial killer, di quel Gian Davide De Pau che avevamo già conosciuto proprio in un altro speciale di Bersaglio Mobile, come l'uomo che aveva accompagnato il boss di Camorra Senese, Michele detto Pazzo, all'incontro con Massimo Carminati, avvenuto nel 2013 e ripreso dai carabinieri del ROS durante quella prima fase dell'inchiesta che poi si è chiamata Mondo di Mezzo. Qualcuno ha chiamato Mafia Capitale, ma è stata proprio la giustizia a dire che non si trattava di mafia. Ma insomma, quell'incontro clamoroso che sembrava amichevole, che poi non è stato più tanto, tra Carminati e Senese era avvenuto tra tre persone, una delle quali era proprio De Pau, che era considerato appunto il guardaspalle, l'autista, il factotum di Senese. Oggi passa soltanto per un terribile psicopatico, un uomo corroso evidentemente dal consumo di droghe, che però è il serial killer, a ogni evidenza dicono gli inquirenti, anche se dovremmo usare come sarebbe anche giusto il condizionale. Lui stesso ricorda di essere stato con le due prostitute cinesi, una delle quali sanguinava, e quindi in qualche modo ammette parte del tutto. Lo ha fatto la stessa sorella di De Pau, che è stata colei che di fatto lo ha consegnato agli inquirenti, alla giustizia. Ma come avrete visto, questa storia in qualche modo mette il fascio di luce, l'occhio di bue del riflettore sulla figura dell'assassino, quasi dimenticando le tre vittime. Di due non si è saputa l'identità fino a oggi, stamattina si è scoperta forse l'identità di una delle due cinesi. L'altra era una colombiana e all'inizio si era parlato di una trans e poi era una donna, era sempre stata una donna. E nulla di più, nulla ci interessa. Della colombiana è stato diffuso il nome sin da subito, sin dal giorno del delitto. Alzi la mano chi se lo ricorda. Perché? Perché c'è questo trasferimento di interesse. Quando le vittime sono straniere, quando sono in Italia per un lavoro che è quello della prostituzione, è come se l'interesse debba sempre andare sulla figura in cui in qualche modo ci immedesimiamo di più, anche se è il più terribile dei malfattori. È il contrario di quello che succede quando le vittime sono italiane. Noi riteniamo che sia giusto raccontare le storie di cronaca, però ricordando anche che le vittime sono quelle tre. Le vittime sono quelle tre donne. Sono quelle tre donne venute per chissà perché in Italia e poi finite a esercitare il mestiere della prostituzione. Sono state uccise perché? Sono state uccise da lui da solo? Ha avuto complici? Perché l'ha fatto? È davvero, come adesso si tende a dire, era soltanto un folle? Tant'è vero che era finito in un manicomio, criminale, ed è lì che era entrato in contatto con quel boss senese detto proprio O Pazzo, ma di lui si sa, di Senese, che utilizzava gli ospedali quelli che sono i luoghi di espiazione della pena per chi è malato psichico, soltanto perché lì c'è più agio di poter comandare da dietro le sbarre. Pazzo sicuramente non era, visto tutto quello che ha fatto e che, dicono, continua a fare anche dall'ergastolo. E come mai un non pazzo, uno che si finge pazzo, sceglie come guardaspalle uno che invece pazzo è? Difficile è crederlo. Tutto questo tentano di mettere insieme, cercando spiegazione, cercando di capire, cercando di tessere un racconto che sia in qualche modo tale da soddisfare tutte queste domande, nel loro racconto appunto Gui Chiappaventi e Flavia Filippi, che nei pochi giorni a disposizione hanno cercato di mettere insieme le tessere di questo terribile mosaico. Vediamo insieme. Thank you.
Un fattaccio, come chiamava a Roma certi delitti lo scrittore Vincenzo Cerami. Tre omicidi senza senso e senza movente, se non la follia dell'ex sergente di un capomafia, tossico e impazzito. Le vittime, tre donne, tre escort, scelte a caso nella lista degli annunci a luci rosse. Marta Lucia Castagno Torres, colombiana, che faceva la vita per sfamare la figlia e due cinesi senza nome e senza documenti. La maîtresse e la ragazza Ore, carne da letto, da far girare spesso tra gli indirizzi delle case di appuntamenti gestite dai clan del dragone. E nei tanti doppi fondi dell'orrore di questa storia, il fatto che per identificare queste due donne, o meglio, con certezza solo una di loro, quella più grande, 45 anni, siano serviti 5 giorni, che siano rimaste tutto questo tempo senza identità, come oggetti o merce, è una delle cose più strazianti. Due fantasmi nella discrezione, spesso omertà, della comunità cinese. Nessuno le piange, nessuno le reclama. Anche le due rose rosse lasciate sotto il portone del delitto non hanno biglietto. Capita spesso che si sappia tutto delle vittime e poco del killer, perché scappa o perché è un cane sciolto senza identità o senza passato. Ma qui è accaduto il contrario. Kimberly, ma è uno dei mille nomi d'arte con cui si presenta sul web e ai suoi clienti, è una trans colombiana che conosceva il giro di Marta. Ha provato a cambiare vita, fare la parrucchiera o le pulizie, ma poi è ricaduta nel vecchio mestiere che esercita in un quartiere popolare di Roma Sud-Est, Centocelle. La vita che facciamo noi non è facile, ma tampoco semplice. Siamo costrette, no costrette. Noi siamo quelli che lavoriamo 24 H24, e i clienti che vengono da noi sono clienti a volte abitudinari, a volte sono clienti nuovi, che non sappiamo chi sono. Come si pubblicizza? Tramite siti internet. Ma il cliente prende appuntamento il giorno prima o la mattina? Come funziona? Ci sono quelli che a volte ti chiamano una settimana prima per dirti che sono fuori di Roma, vengono a Roma e ci vogliono incontrare. O quelli che ti chiamano mezz'ora prima, un'ora prima, un giorno anche un giorno prima. Vengono qui sotto casa sua a Centocelle, citofonano, salgono e così? No, non citofonano perché non ho mai il numero del citofono. Le do il numero sbagliato perché per evitare, come è successo con loro, può capitare anche con noi. Allora, per evitare e per precauzione, non diamo mai il numero esatto. Quanti anni hanno queste persone che vengono da lei? Sono dei professionisti? Abitano in questa zona, Centocelle, che è una zona di periferia? Chi sono? Un identikit del suo cliente tipo? Sono tutti giovani, no, sono ni vecchi ni giovani. L'età massima sono dai 25 in su, fino a 60, 65, pure a 70 anni. Sono gente normale, uomini che dicono essere etero, allora, ma fin fine vengono sempre, sia con le donne sia con noi trans. Quindi sono fidanzati, sposati? Sì, gente normale. Qual è la sua tariffa? Da 70. Le sue tariffe, perché a seconda delle prestazioni? Se parte da 70 euro, poi si può arrivare anche molto più alto. Perché rimangono anche diverse ore qui, sì, con lei? Sì, per ora si fa pagare 150. 150 euro l'ora. Però se quando va bene lei guadagna 300-400 euro al giorno, forse questa vita lei non la lascerà mai. No, al momento no, guadagnando così no, non si lascia così facilmente. Poi quando uno ha tanti compromessi con la famiglia, quella povera donna aveva figli di che mandare avanti, per quello lo faceva. La età che aveva, ma doveva avere una famiglia, doveva la famiglia mantenerla sempre. Portano droga, portano alcol? Alcuni sì, alcuni già vengono sballati, alcuni no, non tutti, però sono gente, qualcuno per bene, tutti sono per bene, soltanto che quando stanno sotto l'effetto della droga tutti cambiano. Quando parlo con qualcuno che è gentile mi piace, ma ci sono delle volte che sono uomini un po' rudi, un po' maleducati, allora lì non mi piace. Per sentirsi tranquilla quando riceve in casa, che tipo di precauzioni adotta, considerato il fatto che lei ha detto che spesso si presentano persone che non ha mai visto prima? Che tratto prima di parlare, di guardare bene inquadrare bene l'uomo che sta arrivando. Si vede che è una persona tranquilla, lo sono subito anche io, ma si vede che è un po' problematica, inizio a parlare, per arrivare a che punto posso stare con questa persona, non come mi è successo in passato, che questo cliente mi ha chiamato, si sentiva tranquillissimo, ma quando è arrivato a casa mia si è convertito in un'altra persona,
soltanto perché l'ho mandato via di casa mia, perché non lo volevo, non le volevo fare la prestazione per quei soldi che lui voleva darmi. Sì. Per quello siamo arrivati alle mani, e lì dove mi è successa la tragedia. Quindi lui l'ha picchiata? Sì, lui mi ha alzato le mani e poi io mi sono difesa. Ha preso un coltello? Un coltello, le ha una coltellata, e quell'uomo con una coltellata è morto. Lei è stata 15 anni in carcere per sì, questo? 15, sì. È uscita dal carcere da pochissimo tempo e ha ricominciato a prostituirsi? Sì. Perché non ha trovato un lavoro, o perché in fondo guadagnare 3, 4, anche 500 euro al giorno è comodo? No, il lavoro, diciamo, lo avevo trovato, ma poi non andavo a buon fine. Sì. E poi, visto che dovevo, di qualcosa dovevo mantenermi, perché c'è la mia famiglia, ho iniziato a prostituirmi. Ma è stata una seconda, diciamo, una seconda vita nuovamente, ricominciare. Ti chiamano tanti, ma non si sa chi arriva. Questo è il discorso. Il rischio sta sempre dietro la porta. Questi tre delitti che ci sono stati qualche giorno fa, nella vostra comunità di escort e di trans, hanno modificato qualcosa? O dopo l'arresto tutti adesso vi siete di nuovo rilassati? No, no, all'inizio quando è successo quello tutti avevamo paura. E il lavoro, anzi in quel momento non avevamo voglia di lavorare. O lavoravamo con la paura perché non sapevamo come stava la situazione, chi era quella persona. Adesso che lo hanno preso non è che siamo tranquilli, perché no, esistono tanti altri, non è solo lui che... Tanti altri matti? Sì, e poi ci sono quelli che, sai, fanno quello che ha fatto l'altro. La paura è questa, che continui qualcuno a imitare quello che ha fatto quell'uomo. Ma la paura ci sta sempre, il rischio c'è sempre. Quando uno fa questa vita sa a che va incontro, ma non alla morte, no? Poi c'è il killer, Gian Davide De Pao, 51 anni. Una vita violenta, due volte detenuto nell'ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino, per dirla alla vecchia maniera, il manicomio criminale vicino a Firenze, dove sono stati rinchiusi un altro killer delle prostitute, Stevanin, o Bartolomeo Gagliano, pure lui assassino seriale di donne di strada a Genova, poi suicida, impiccato in carcere, e dove hanno scontato la pena anche molti boss, che si fingevano pazzi grazie a perizie compiacenti. Così descriveva a Montelupo Fiorentino un reportage di Repubblica, 12 anni fa, prima che lo chiudessero per sempre. Dove finisce una branda comincia l'altra. Odore, grida, rantoli. Chi dorme profondamente seminudo, chi canta, chi suda, chi sta scalzo. Pane e tempesta, tutto insieme, è il mestiere di vivere. C'è uno che ogni mattina si sveglia e racconta di essere morto e resuscitato, un altro che scrive poesie, il sognatore che ha costruito una catapulta per lanciare oltre il muro di cinta le caramelle ai bambini. Se n'è andato via invece quello che collezionava Barbie e passava le ore a pettinarle e a cambiare loro l'abito secondo quel che gli aveva raccomandato sua sorella prima di morire. È stato dimesso un altro che rifiutava le scarpe e in pieno inverno camminava scalzo ovunque. Vizi della mente, paure amplificate. Alessandro De Federicis è lo storico avvocato di Gian Davide De Pao. Lei è il suo avvocato da 14 anni. Cosa c'è nella testa di De Pao? Nessuno si era accorto della personalità così folle di quest'uomo? È un soggetto che era in cura perché ha una storia psichiatrica. Una storia psichiatrica che nasce dall'inizio degli anni 2000. Ci sono dei TSO ripetuti nel tempo, un soggetto che è stato trovato anche nudo in giro per Roma e rinchiuso effettuando un trattamento sanitario obbligatorio. Ha avuto delle situazioni che hanno portato, in occasione del reato del 2006, a ritenere la sua totale infermità di mente proprio per la storia clinica. Gli è stato diagnosticato un disturbo di personalità borderline, unitamente a condotte diciamo di abuso di sostanze, alcol, eccetera. De Pao ha disturbi mentali da molto tempo, almeno 14 anni, e poi problemi con la droga. Quando gli sale la scimmia non riesce a controllarsi. Ti giuro che gli faccio fare 26 mesi di ospedale. Ti faccio vedere come gli riduco la faccia. Prendo quella 357 e lo deturpo per tutta la vita, dice in una intercettazione, e manda tre scagnozzi a gambizzare un uomo per un debito di 2.700 euro.
Fornisce un apporto costante alla gestione dell'attività criminosa dell'organizzazione, operando nel settore del narcotraffico e nelle attività di recupero dei crediti con modalità violente e intimidatorie. Così feroce che vorrebbe eliminare due fratelli che non gli hanno pagato una partita di droga da 11.000 euro. Si legge in un'ordinanza di custodia cautelare di alcuni anni fa. Ma questa follia serpeggiante non gli aveva impedito di diventare l'autista e il guardaspalle di uno degli uomini più temuti di Roma, il boss della Camorra, Michele Senese. De Pau lo accompagna a un rendezvous con il criminale di cui a Roma basta fare il nome per gettare spavento e terrore. Massimo Carminati, che con Senese e altri due malacarne, secondo una famosa inchiesta pubblicata da Lirio Abbate sull'Espresso, 10 anni fa si erano piati Roma. Infatti, hai visto, l'ultimo articolo dell'Espresso, sempre Abbate, che ha riportato il trafiletto. Lui e Senese si sono spartiti Roma. De che se siamo spartiti Roma? De che se siamo spartiti Roma? Che cazzo me ne frega a me di Roma? Che cosa compro e vendo io come spartito? Eppure, il 30 aprile 2013, solo 4 mesi dopo l'inchiesta dell'Espresso, i due, Carminati e Senese, si ritrovano davanti a una tavola calda vicino a Corso Francia. Michele Senese era appena uscito dal carcere, cosa di cui io sono stato felicissimo, perché era una persona con cui ho fatto 4 anni di galera per il processo alla banda della Magliana. E quando è uscito, dopo 8 anni di galera, l'ho incontrato, sono stato felicissimo di vederlo in buone condizioni. Ci siamo salutati, abbiamo parlato del più e del meno per un'oretta, credo. Senese arriva col suo guardaspalle, Gian Davide De Pau. Ma l'incontro non sembra una felice rimpatriata tra ex compagni di cella. La conversazione, inizialmente molto cordiale, dopo qualche minuto si accende. I toni salgono. Il Nero e Michelino discutono per un po'. Si lasciano in modo brusco. Gambe larghe, il fu la mano puntata, la mano qui, come se ci avesse la fondina. Io sto cinematografando la scena, ma perché cinematografica, non perché la sto cinematografando io. E che Senese che se ne va con la coda in mezzo alle gambe, Carminati solo e lui aveva pure il braccio, non so, uno dei suoi giannizzari, no? Magari lì per lì non aveva la pistola, beh, non sarebbe tornato Michele Senese. Ma chi non conosce Michele Senese a fondo? Vabbè, Michele Senese, il solito camorrista. No, Michele Senese si mangiava la gente viva, tanto per. Michele Senese è il capo clan della famiglia napoletana che controlla la zona sud di Roma, di cui ha quasi il monopolio dello spaccio di cocaina. Senese, dal punto di vista criminale, è uno dei personaggi più interessanti tra quelli delle associazioni per delinquere, anche di stampo mafioso, con cui Carminati intesse rapporti d'affari. Lei sta in carcere per quale motivo? Per reati di Napoli. Che reati sono? Associazione camorristica e cose. C'ho 20 mandati catturnati, non ho mai preso mandati per droga, non ho mai fatto queste cose qua, camorra, lì non so proprio niente. Io ho solo fatto, sono stato sempre rinchiusi negli ospedali. Ho conosciuto qualcuno così, adesso mi hanno messo in questo casino qua pure di stamagliana. Non mi hanno mai interrogato poi per la magliana, mi trovo che sono venuto qua in causa. Dice tu appartieni a stamagliana. Ma stamagliana non lo so che fate qua l'associazione, non so niente. Se è un'associazione napoletana, allora per te diciamo pure, perché tanto ce n'ho tanto. La questione della intranetà o meno nei clan camorristici o di criminalità organizzata, no, certo, De Pau non è uno stinco di santo, De Pau ha delle condanne. Ha dei processi in corso per stupefacenti, per reati di estorsione, però sono questioni, quelli non sono processi in corso, sì, quelli finiti, sono sì. Diciamo precedenti, sì, certo. Per cui non l'ho assistito io, e processi molto vecchi. Io ho un percorso criminale che non ha nulla a che fare con i clan e con la criminalità organizzata. Ve lo dico in forza di provvedimenti. L'ultimo processo che è stato molto pubblicizzato, così come la foto del processo Mafia Capitale, sono coincidenze che vanno chiarite. La foto di Mafia Capitale, Michele Senese e De Pau si conoscono nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino. Trascorrono un ricovero lungo insieme.
Quando escono a Roma, Senese non aveva la patente, De Pao aveva la patente e alle volte ha accompagnato, come in quell'occasione, Senese a incontrare Carminati. Peraltro lui si defila e non partecipa al colloquio. La questione della intranetà o meno nei clan camorristici o di criminalità organizzata, no. Certo, De Pao non è uno stinco di santo, De Pao ha delle condanne, ha dei processi in corso per stupefacenti, per reati di estorsione, però sono questioni, quelli non sono processi in corso, sì, quelli finiti, sono sì. Diciamo, precedenti, sì, certo. Per cui non l'ho assistito io, e processi molto vecchi. Io ha una, diciamo, percorso criminale che non ha nulla a che fare con i clan e con la criminalità organizzata. Ve lo dico in forza di provvedimenti. L'ultimo processo che è stato molto pubblicizzato, così come la foto del processo Mafia Capitale, sono coincidenze che vanno chiarite. La foto di Mafia Capitale, Michele Senese e De Pao si conoscono nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino. Trascorrono un ricovero lungo insieme. Quando escono a Roma, Senese non aveva la patente, De Pao aveva la patente e alle volte ha accompagnato, come in quell'occasione, Senese a incontrare Carminati. Peraltro lui si defila e non partecipa al colloquio. De Pao ha continuato a vedere Massimo Carminati anche dopo l'arresto di Michele Senese. Andava alla pompa di benzina che faceva da ufficio dell'ex camerata. Perché in questa storia ci sono attrazioni involontarie e nella criminalità romana tutto sembra collegato. La strada in cui De Pao uccide le due donne cinesi termina in Piazzale Clodio, dove Carminati mise a segno uno dei colpi più incredibili della storia della criminalità romana, e non solo romana, il furto alle cassette di sicurezza del tribunale. Alla luce però di quello che è successo, ormai lascia il tempo che trova il fatto dei suoi rapporti con Senese, eventualmente con Carminati, eccetera. Ci sono tre donne uccise e quindi diciamo che potremmo concentrarci su questo. Sì, ma proprio per questo le dico, mi viene bene questa sua affermazione. È il momento di lasciare alle spalle il passato delinquenziale di De Pao per soffermarci su questo fatto e vedere se questo fatto ha un risvolto di pazzia, di follia, oppure ha un risvolto di lucidità fatto nel pieno delle loro facoltà mentali. Ma da chi era seguito lui in questi mesi? Al CERT aveva finito? Il De Pao, il CERT inteso come CERT, aveva anche un profilo, un dipartimento di psichiatria dove era ancora in cura, perché lui non ha mai smesso in questi 20 anni di essere in cura, anche dopo la licenza finale di esperimento dell'ospedale psichiatrico di Montelupo, ha comunque avuto contatti sempre con presidi sanitari territoriali per quello che riguarda sia il profilo psichiatrico sia il profilo della sua dipendenza. Poi c'è lo sfondo. Roma e il rione Prati della Vittoria, che è uno dei quartieri borghesi della città, con i suoi professionisti, gli avvocati che con le valigette attraversano Piazzale Clodio per andare di corsa in udienza, gli studi della televisione con la famosa antenna di via Teulada e più su, a Montemario, il ripetitore dell'Hilton, le vecchie botteghe degli artigiani che ormai sono state quasi tutte sostituite dal food and beverage. Insomma, dove se magna e se beve, però chic, ma anche con le sue punte di delinquenza. Prati è il teatro dell'omicidio nel 2011 di Flavio Simmi, figlio di un ristoratore con un passato contiguo a certi personaggi della Magliana, o di uno dei grandi gialli della cronaca romana, il delitto di Via Poma, la morte violenta di Simonetta Cesaroni, la segretaria dell'associazione Ostelli della Gioventù, per cui non è mai stato trovato un colpevole, e il portiere del palazzo, il primo accusato dalla procura, che era innocente, sì, ma probabilmente sapeva la verità, si suicidò in mare in Puglia molto tempo dopo e alla vigilia di un nuovo interrogatorio in cui gli avrebbero chiesto ancora: tu cosa sai? Hai aiutato a pulire il sangue? Chi stai coprendo? Gianluca Righi è un giallista di successo che ha ambientato quasi tutti i suoi noir a Roma, ma è anche un avvocato penalista con lo studio a poche centinaia di metri dal luogo di uno dei due delitti e che in tribunale ha difeso più volte delle escort insultate e picchiate dai clienti. È una storia che entra prepotentemente dentro i grandi fattacci di Roma,
tre ragazze, tre donne ammazzate nella stessa mattina, un killer che arriva dalla Mala, che faceva il guardaspalle di un boss collegato alla Magliana. Che storia è questa? Ma Roma è sempre stata una città molto violenta. La criminalità romana è cambiata radicalmente negli ultimi 50 anni, perché fino alla fine degli anni 60 la criminalità romana era organizzata in piccoli boss di quartiere, che gestivano i furti, il gioco d'azzardo, il contrabbando di sigarette, la prostituzione. E i grandi fatti criminali, le grandi rapine avvenivano prevalentemente nel nord Italia, dove operavano bande criminali organizzate proprio in modo militare. A Roma È che cambia con i marsigliesi? Cambia con i marsigliesi. A Roma fino allora i conflitti si risolvevano a coltellate, si respirava una sorta di età dell'innocenza, come quella raccontata dai primi romanzi di Pasolini. Poi negli anni 70 arrivano i marsigliesi, con i marsigliesi arriva l'eroina, e con l'eroina i boss romani fiutano l'affare e la criminalità romana diventa scientifica e quindi diventa criminalità organizzata. Fino alla Magliana. Fino alla banda della Magliana, e ancora oggi tutti i crimini, molti dei crimini irrisolti, i grandi fattacci di Roma, i grandi crimini, i delitti irrisolti, sono bene o male ricollegati a personaggi che ruotavano negli anni 70 intorno alla banda della Magliana. Lei ha lo studio di penalista a pochi metri, a poche centinaia di metri da Via Ribotì, che è il teatro di uno dei delitti di De Pau. Prati è molto cambiata in questa zona, tra l'altro è un quartiere così fluido, dove si mescolano le case di appuntamenti con gli studi dei professionisti, dove ci sono stati delitti eccellenti, penso per esempio a Via Po, ma che mondo è questo? Via Po, ma il delitto simile che negli ultimi 10 anni è rimasto risolto, anche quello si è parlato di collegamenti con la banda della Magliana. Prati non è un quartiere dove tu trovi lo spacciatore per strada, trovi la prostituta per strada, ma è un quartiere dove questi fenomeni criminali sono assolutamente diffusi, ma si nascondono dietro la facciata della Roma Bene. Un quartiere borghese. È un quartiere borghese, ma all'ora di pranzo, ad esempio, si sa che in tanti bei palazzi di questo quartiere ci sono delle case di appuntamento dove delle maîtresse gestiscono appunto questi, chiamiamoli come sono, dei bordelli di fatto, e tanti clienti, dove anche magari va l'avvocato, il medico, diciamo che anche personaggi insospettabili in quegli orari si recano in queste case di appuntamenti, e quindi insomma c'è tutto anche un giro di prostituzione, anche talvolta di sfruttamento della prostituzione. La droga. Gira anche molta droga, ma ripeto, è tutto un qualcosa che è nascosto dietro questa Roma Bene, dietro questa facciata borghese che occulta invece fenomeni anche di degrado sociale, perché no? Il sangue, sangue dappertutto. È l'unica cosa che De Pau dice di ricordare mentre cerca di rimettere in ordine il giorno di ordinaria follia di giovedì scorso. Ha passato la notte precedente con una escort cubana dietro la stazione Termini. Sta in via Milazzo, in un palazzo dove si affastellano le insegne dei bed and breakfast e alberghi a una o due stelle, dentro quella casba di vicoli, proprio dietro la ferrovia. Un dedalo che è un mondo di mezzo, dove tra i viaggiatori scesi con i trolley dai Frecciarossa si mescolano prostitute, tossici, spacciatori, ladri, sbirri e perdigiorno. De Pau e la cubana si sballano, consumano droga durante la notte tra mercoledì e giovedì. Poi lui decide di spostarsi verso la sua zona. Abita alla Balduina, quartiere signorile di Roma, subito sopra Prati, in un bel palazzo, dove ai piani più alti c'è anche l'abitazione di un ex ministro dell'interno democristiano. De Pau ha preso un appuntamento con Marta Lucia Castagno Torres, 65 anni, prostituta colombiana, tra le 8:45 e le 10. Lei esercita in via Durazzo, in una palazzina gialla, vicinissima agli studi televisivi della 7 e della Rai. È Marta la prima vittima uccisa con un coltello o con uno stiletto dopo un rapporto sessuale. Sul luogo del delitto ci sono le sue tracce biologiche, primo indizio che lascia. Ma l'arma non si trova e De Pau dice di non ricordare nulla di questo omicidio, di non essere stato lui a commettere questo delitto. Vi dico che non lo ricordo, non sono stato io. Ho ammesso due delitti, non avrebbe senso negarne un terzo.
spiega in questura durante l'interrogatorio. Silvio Ciappi è un criminologo, ha fatto il consulente in Parlamento nell'inchiesta sulla morte di David Rossi e ha lavorato anche con i detenuti nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino. Che tipo di assassino abbiamo davanti? È un serial killer intanto? Tecnicamente sarebbe una sottospecificazione dei serial killer, uno spree killer, cioè gli omicidi a rapida sequenza, così come li definisce l'FBI. Cosa li fa scattare? Cosa li fa scattare? Il piacere di uccidere. La definizione è molto rapida e al di là di un disturbo psicopatologico di fondo, di una malattia di fondo, di un disturbo psichiatrico, peraltro già accertato in questo caso, sono omicidi che commettono atti violenti sulla base del piacere puro di uccidere, quindi omicidi dove si unisce alla componente sessuale una componente sadica. L'assassino come sceglie le sue vittime? C'è un elemento razziale, razzista? Come la maggior parte dei serial killer o spree killer, sceglie vittime facili, vittime che siano facilmente abbordabili e vittime che non oppongano resistenza in qualche modo. Quindi credo che differentemente dal killer organizzato, dal serial killer organizzato che sceglie meticolosamente la tipologia di vittime, che premedita l'omicidio, in questo caso qui si sia caratterizzato da una esplosione impulsiva che si sia scatenata a seguito del primo rapporto sessuale con la prima vittima e che abbia poi innescato questo piacere predatorio, questa aggressività piacevole, così come viene appetitiva, così come viene definita dagli psichiatri forensi americani, che ha fatto modo che si mettesse in cerca di altre vittime o che aveva già precedentemente contattato. Dopo il primo delitto, verso le 11, De Pau riprende la sua corsa. Nuovo giro per triplicare l'orrore. Si sposta di neanche un chilometro verso l'ultimo palazzo di via Riboti, che fa angolo con piazzale Clodio, la piazza del tribunale, dove ha preso appuntamento con due donne cinesi. Sui siti specializzati ovviamente usano dei nomi d'arte, alias, nessuno le conosce. La procura, lavorando sui contratti d'affitto dell'appartamento, è riuscita ad identificare con certezza solo la più grande delle due. Sono donne in mano a racket. La prostituzione è uno dei classici affari della mafia cinese, ma sempre con discrezione. Non si esercita in strada dove si dà nell'occhio. In strada bisogna misurarsi con altre organizzazioni più violente e vistose, come la mafia nigeriana o quella albanese, e ci si espone a troppi rischi. Meglio chiudersi nelle case, che spesso vengono scelte nei quartieri più borghesi o più centrali, ospitando cinesi facoltosi o anche clienti italiani che chiedono discrezione. E ieri il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha pubblicato una nota in cui parla di becere generalizzazioni in certi articoli di stampa, dove si racconta di liete pause pranzo di certi legali di Roma. Spesso non abbiamo tempo di fare la pausa pranzo. Tra i clienti di via Riboti ci saranno stati pure giornalisti, magistrati o avvocati, si legge nel comunicato. Massimo Lugli è il decano dei cronisti di Nera di Roma, pratica arti marziali. Se non avessi fatto il giornalista, sarei diventato un istruttore professionista e avrei aperto un dojo, una palestra. Il suo maestro è cinese. Non c'è un caso a Roma negli ultimi 40 anni di cui non si sia occupato e conosce perfettamente i meccanismi che regolano la mafia cinese in città. Il caso del killer delle prostitute ha riportato alla luce forse la più silenziosa delle mafie, la più omertosa, la mafia cinese. È così radicata a Roma? A Roma è radicata da molto tempo, dagli anni Ottanta sostanzialmente. All'inizio la DIA individuò tre rami della stessa organizzazione che si chiamava Sole Rosso. Ci fu una grossa indagine e scoprirono queste tre bande collegate tra loro che si chiamavano Testa di Tigre, Uccello Paradiso, Alleanza Orientale del Quan Tien. Alleate tra loro? Alleate tra loro, praticamente tre branche della stessa Tong. La sede centrale allora era Prato, dove è ancora, e successivamente la mafia cinese nella capitale, ma in tutta Italia, si è molto evoluta ed è molto cambiata. Recentemente, nel 2018, ci fu l'arresto di questo.
La mafia che, dei film che siamo abituati a vedere nei film non è più quella di adesso? No, non è più quella di adesso perché ha rinunciato all'aspetto più folcloristico e più aggressivo. Quello folcloristico erano i giuramenti di sangue, le dita tagliate, i numeri, perché tutti i componenti venivano etichettati in base a un numero, e più il numero era alto e più il mafioso aveva prestigio all'interno. Adesso sostanzialmente è una grossa impresa commerciale che gestisce la prostituzione, moltissimo, le case d'appuntamento, ma la contraffazione, il traffico dei clandestini, la gestione dei rifiuti, questo di concerto con la camorra, con cui ha legami particolari, cioè la mafia cinese tradizionalmente si è agganciata alla camorra per il traffico di griff false, di paccottiglia, che è un altro business classico della mafia campana, sì, di quincaglieria, e il traffico invece di eroina ice e di metanfetamine, che era un altro affare tradizionale, è passato un po' in secondo piano perché guadagnano moltissimo con queste attività paralegali i contratti d'affitto, e poi c'è una parte non trascurabile che è estorsioni, rapimenti, violenze, ma tutte all'interno della comunità cinese, che ricordiamo è una delle più operose, tanto perché poi la maggior parte sono onesti, diciamolo, è radicata. Noi pensiamo che tutti gli anni dal Lazio partono 3 miliardi di euro diretti in Cina. Stiamo parlando delle cifre ufficiali, non del nero. Senta, la prostituzione è il core business, uno degli affari principali. Chi sono queste ragazze che arrivano? Di queste due donne per giorni e giorni non si è saputo nulla, un indizio, nulla, l'identità, nessuno che le reclamasse. Perché sono schiave. Vengono quasi tutte dallo Zhejiang, che è una regione costiera molto povera, molto abitata, e vengono portate in Italia con i soliti sistemi che usa la mafia cinese, ma soprattutto vengono spostate continuamente, fanno la quindicina come nelle case chiuse di un tempo, no? Stanno pochi giorni in un posto, ma vengono spostate anche in tutta Italia, perché è difficilissimo individuarle e localizzarle. Anche all'estero probabilmente. Anche all'estero, soprattutto con la Francia. In Francia c'era questo vertice leggendario che chiamavano A Feng, la montagna, e che non è mai stato identificato e arrestato, non so se esiste ancora come figura dominante. Teniamo conto che la mafia cinese in patria ha fortissimi agganci anche a livello di corruzione e governativa. Sono schiave del sesso? Assolutamente sì, sono schiave del sesso, non hanno alcun diritto, un po' come però sono schiavi anche quelli che lavorano nei ristoranti, i camerieri, le cose, cioè loro hanno uno sfruttamento spietato dell'essere umano. Anche in Cina spesso è così, ma questo è in modo particolare, sono obbligate a fare qualunque cosa, alle volte parlano pochissimo italiano, italiano molto rozzo. Inizialmente si usava questa stratagemma delle sale massaggi, loro aprivano delle sale massaggi con happy end, diciamo così, ufficiali. Un bel finale, diciamo. Sì, poi siccome ci sono state tutta una serie di inchieste mirate dalla squadra mobile sia di Roma che di altre città, hanno ripiegato proprio sulla classico appartamento dove lavorano due, tre, quattro alle volte ragazze, ma ci stanno pochissimo. Infatti gli inquilini del palazzo dove è successo l'omicidio dicevano che cambiano continuamente e molto spesso sono supervisionate da una persona che ha il controllo di alcuni appartamenti, che a sua volta deve rispondere a una persona che ha il controllo di un quartiere, che deve rispondere a una persona che ha il controllo della città. De Pau, dalle due cinesi, non ha esitazioni. Non pensa di consumare un rapporto sessuale con una delle due donne. Vuole uccidere e basta. Allungare la sua scia di sangue. Sul letto accoltella la donna più giovane, che però non muore subito. In soccorso arriva l'altra e allora il killer colpisce anche lei. La prima donna, ferita, prova a scappare. Si trascina fino al pianerottolo, ma non c'è più nulla da fare. De Pau dice di aver tentato, una mossa disperata, tamponarle il sangue sulla gola, ma è inutile. Allora il killer fugge via, ma perde il telefono. Sembra che con la prima donna ci sia stato un rapporto sessuale, poi con le due donne cinesi no. C'entra qualcosa questo nella dinamica, nella sequenza? Perché nel secondo posto va solo per uccidere.
Beh, presumibilmente sì, io credo che vi sia uno stacco tra il primo omicidio, quello della colombiana, e i due successivi omicidi, perché nel primo è appunto evidente la componente sessuale. Allora credo che in casi così, e vi sono casi anche presenti nella cronaca italiana, giudiziaria italiana, sia stata un qualcosa che abbia attivato il predatore, il killer predatore, ovvero sia la paura della vittima, la paura di essere preso, una minaccia, un rifiuto della vittima, cosa che poi successivamente ha scatenato, ha per così dire scatenato la mente del killer, commettendo reati e omicidi solo, senza nessun appagamento sessuale, ma motivati presumibilmente solo dal piacere sadico di uccidere. Ma lei ha mai ipotizzato che potesse arrivare a fare cose di questo genere? Lei lo vedeva spesso, veniva qui, lo trovava alterato, lo trovava normale. È una sorpresa questa strage? È una sorpresa per tutti, anche per la madre e per la sorella, figuriamoci per me. Allora, è una sorpresa perché Gian Davide De Pau non ha mai, forché in quell'episodio che risale al lontano 2006, slatentizzato comportamenti violenti che non erano funzionali all'attività che faceva. Ora non si può dire che un'estorsione non è un comportamento violento o minaccioso, ma è funzionale a un certo reato. Non è certo la violenza, di avere una violenza di per sé che si slatentizza in un gesto come questo, nessuno poteva immaginare, ma è un ragazzo mite, anche abbastanza istruito, ha una licenza liceale. Come si sposti non è chiaro, ma è un fatto che l'uomo ritorni al punto di partenza dove ha cominciato la sua giornata folle, via Milazzo, a casa della sua amica cubana, che ora dice di essere incinta, di aver paura e di voler scappare. De Pau comincia a razionalizzare quello che ha fatto. Sa di aver lasciato molti indizi, che la libertà che gli resta è poca. Pensa di cambiare aria, salire su un treno e raggiungere l'Abruzzo, dove con un socio tiene un allevamento di asini. Chiede alla solita cubana di mettersi in contatto con la sorella, che vive con la madre anziana e cardiopatica in una borgata di Roma, a Ottavia. Vorrebbe farsi portare degli abiti puliti, un aiuto. Lei ha detto che ha combattuto per diverse ore per convincerlo a costituirsi. L'avrebbero comunque preso dal telefono all'aiuto della sorella, insomma. Allora, il primo riflesso dopo questo fatto è stato che lui, avendo dichiarato che ha abbandonato il telefono nel luogo dove è avvenuto il fatto, perché lui non nega la sua presenza nell'abitazione delle ragazze cinesi, quindi non era più reperibile da parte della famiglia, quindi la famiglia era allarmata, conoscendo anche che la persona aveva appunto questi alti e bassi. La domanda più banale, si poteva evitare? Delle volte ci sono delle circostanze, ora se il soggetto in quel momento avesse magari incontrato un suo affetto, o che poteva essere la madre o la sorella, avesse capito la situazione, probabilmente si sarebbe riuscito a evitare, ma il soggetto viveva da solo, è sceso dalla sua casa alla Balduina per andare qui a Piazzale Clodio, in quel tragitto non ha incontrato nessuno, la scintilla è quella che è scattata in quel momento in cui era nell'appartamento. Ma la sorella, Francesca, ha già capito tutto. Sa che il fratello ha forti disturbi mentali. Le si è acceso più di un sospetto. Parla con Gian Davide. Non ti porto i vestiti e non mandare nessuno. Vieni tu qui a riposare. De Pau la ascolta e la raggiunge. La sorella, dopo un paio d'ore, chiama chi sta indagando. La fuga del killer è finita. Sulla vetrata del portone dove vive Francesca, Ottavia, c'è attaccato un biglietto. C'è scritto a penna: se avete un'anima, abbiate rispetto per il dolore di una famiglia. Non suonate e non fate domande. Queste dichiarazioni sono state fatte dalla donna ieri a Non è l'Arena, la trasmissione di Massimo Giletti. No comment. No comment, è inutile che state qua, perdete tempo, no comment. Io non so cosa dirvi, che vi dico? Che vi dico? L'ha fatto anche per proteggere suo fratello, questo. Io vi posso dire che sto male.
se io vi dico che il dolore di una famiglia in un momento del genere è talmente grande che voi non lo potete capire perché non ci siete passati, e che ho una madre che ha avuto un infarto 4 mesi fa e ho paura che mi muore da un momento all'altro, di cosa devo parlare con quello che mi sta succedendo? Capitemi, io devo vivere. Non so fare io. Quando andrà a trovare tu? Non so, non so niente. Ancora non si sa niente. No, lo so, non penso sia facile. Così sono l'unica che può reggere bocca. Io sono preoccupata per mia madre, perché lei capisce che vedere queste situazioni là, con quello che è successo, sa quanto parlerei io? Sì. Tenere in terra, però non posso. No, ma noi volevamo solo, appunto, siccome lei ha avuto questo coraggio di denunciare suo fratello, che comunque non è una cosa facile, immagino che gli sia arrivato in casa, si sarà anche spaventata, no? Cioè, ha avuto paura, insomma, per lei, per lui, non so. Non mi può dire niente. Ma non voglio. Non avevo voglia di parlare. Era solo perché... Niente, il dolore è talmente grande che non serve a niente. Quando l'ha visto andare via mi ha detto... L'ha baciato. Per fare un gesto del genere penso che ci vuole un gran coraggio, no? Insomma, è un familiare, una persona... Il fratello. Però magari appunto, soprattutto se è già una persona in difficoltà, forse l'ha fatto per proteggerlo, no? Vado a pensare a mia madre. De Pau viene interrogato per ore e ore in questura. Offre un racconto molto scombinato e sofferto. Non ricorda molto. Ha in testa il sangue. È l'immagine che gli si è impressa nello sguardo e nella mente disturbata. Lei ora cosa farà? Chiederà una perizia psichiatrica? Allora, io tanto mi voglio consultare con un consulente psichiatrico per capire se dalla storia clinica, la situazione clinica c'è, è documentata, quindi c'è sicuramente una storia clinica che non diventa uno strumento così difensivo, ma è una cosa che sta nel piatto già da 20 anni. Quindi dopo che avrò consultato i miei consulenti farò delle scelte processuali. Viene rinchiuso in isolamento, prassi Covid, al di là del suo caso specifico. Ha un incontro con lo psicologo del carcere. Ora attende l'interrogatorio di convalida del fermo, che sarà domani. L'occasione per mettere a posto il puzzle della sua follia e della giornata di giovedì scorso, quando questo malamente di borgata, cresciuto nell'estrema periferia di Primavalle, ex guardiaspalle di uno dei boss più temuti di Roma, capace di tenere testa pure a Massimo Carminati, è caduto all'inferno, killer tossico, e si è trasformato nel criminale meteora di cui tutta Roma parla da 5 giorni.